Allora, abbiamo impostato, abbiamo detto il titolo di questo risone, che è una specie di riso avanzato, potrebbe essere un riso avanzato, un riso al salto ripieno di cose buone. Esatto. Un cibo da strada e un più grande invece uno si siede e lo mangia. Sì, esatto. Ok. Allora, abbiamo preso il riso giallo, risotto allo zafferano. Detto che abbiamo usato un semilavorato, sfumato col vino, e poi dopo lo si va semplicemente a mantecare con del buon formaggio grattugiato. Non esageriamo, perché poi vedremo. No, dobbiamo mettere, se vedete, c'è del gorgonzola, due tipi di taleggio, la salsiccia, il prosciutto cotto. Ora, se esageriamo, abbiamo. L'unica cosa che vi chiedo, tenetelo un po' più asciutto e un po' più al dente il risotto. A questo punto, a questo punto dobbiamo semplicemente prendere la Luganega. Andiamo a togliere il budellino, perché chiaramente poi oltretutto sono sintetici in questo caso, quindi lo si va a prendere e lo si va a sbriciolare appena appena. Quindi padellino e sbricioliamo la nostra Luganega o la nostra salsiccia, come la facciamo diventare croccante. Bene, che Luganega la diciamo dalle nostre parti, come si chiama da noi? Salsiccia. No, anche da me è Luganga. Luganga. Invece in Toscana? Salsiccia. Salsiccia senza la S. Luganega è Luganega, il mondo gira intorno alla Luganega. Sì. Più che altro distingue la forma, è una parola che distingue la forma, oltre che il contenuto. È una bella parola, ci ricorda l'origine della Luganega, che è lucanica, appunto, e poi la Luganega è quella arrotolata, le altre sono salamelle, verzine. Ah, ecco. Adesso prendiamo una tortiera. Sì, esatto, la nostra tortiera, e iniziamo ad assemblare. Questa è un'ottima merenda, fatta in piccole anche per i bambini a scuola. Potete farla piccolina, capito? Sì. Come abbiamo visto nella foto, perché ripetiamo che oggi non solo è il compleanno della tua Anita, ma è lei che ha fatto questo risino, l'ha inventato con te. Sì, perché lei non mangia dolci e adora le cose salate. Esatto. Di solito cucina lei e piace fare le torte. Sai che fa tutte le torte dell'Annina? Davvero? Sì, la ciambella, l'acqua. Quelle cose lì, anche se non le piacciono i dolci, cucina i dolci. Sì, guai lei. Sì, sì. Allora, quindi dobbiamo, immagino, fare un primo strato di risotto. Sì, ok, quindi partiamo con la nostra base risotto. Io adesso me ne tengo già buono uno. Chiaramente voi lo fate ben raffreddare. Deve essere freddo, Sì, sì, freddo. Ok. E poi io me ne sono già fatto altro, già raffreddato. Certo, così. Però noi dobbiamo vedere piano piano tutti gli strati. Allora, noi facciamo questo. Perché in realtà la difficoltà di questo... di questo piatto è quello di assemblare bene, cioè di mettere le cose buone una sopra l'altra, perché poi è già tutto cotto. Sì, le giuste consistenze, così poi in cottura rimane comunque tutto molto croccante. Quindi facciamo appena appena la spondina, perché così possiamo riempirlo. Guardate alla che anche questo è un bel piatto di recupero dopo queste feste, molto interessante. Poi vedremo che poi con l'aggiunta delle crucifere diventa anche detox. Detox con l'aiuto del crucifero, dopo aver messo il gorgonzola di taleggio. No, vabbè. Rimandiamo dopo il set. Poi dentro mettiamo prosciutto cotto. Sì, perché un po' di prosciutto cotto. Sì, sì, è buono, è poco ma buono. Poco ma buono, prendetelo buono il prosciutto cotto. Come si capisce la qualità di un buon prosciutto cotto? Vedi, allora non è lucido. Esatto. Non fa acqua, perché adesso purtroppo c'è questo problema che tendono a dare salumi molto idratati, perché così pesano di più. Poi scegliamo il DOP, no? Perché c'è il disciplinare che garantisce il prodotto che acquistiamo. Giusto. Sì, sì. E poi ha la forma del prosciutto, che sembra secondaria come osservazione, ma Sergio se ne renderà conto. Ci sono anche tanti prosciutti che sono degli ovali più o meno in forma, senza grasso all'interno. È difficile che sia un prosciutto. Sono assemblati, pressati. Quindi è molto importante, perché soprattutto nel prosciutto cotto la qualità è importante. Poi, qual è il taleggio? Quindi che sia DOP. Ecco, che differenza c'è, scusami, io che sono una cultrice del taleggio, tra i due, no? Ah, guarda, questo è più fresco, questo è maturo, questo la chiamo anche... Questo è più duro, quindi. La selezione del presidente, che il Fiorenzo le tiene da parte, in commercio è difficile il mitico trovare. Fiorenzo che salutiamo, che è un artigiano proprio del formaggio. Vedi, senti che roba, cioè parla da solo. Parla da solo. A me piace quello più morbido, però chiaramente... Questo è più maturo, no? Più maturo. Allora vedi, quando lo si va al taglio, questo risulta un po' più cremoso, mai gessoso. Non deve essere mai gessoso. Senti, come si conserva il taleggio? Perché quando lo metti nel frigo si indurisce, non va bene? Sì, brava, sempre protetto con i giusti contenitori. Lui è un crosta bagnata, quindi non si deve stimolare l'umidità,
Quindi, e dove lo conservo? Fuori dal frigo? Un contenitore giusto da formaggio, no, in frigorifero, nel frigo, ma contenitore da formaggio, sì. Che abbia una piccola presa d'aria, ma comunque lui deve respirare. E, no, e soffrono le temperature bassissime, okay. Quindi non troppo, non frigo troppo freddo, sì, eh. Sì. Allora, andiamo a tagliare qualche bella fettina. Con la sua buccia. Oh, io so che non si fa, no, ma porca piace, miseria. Io la lascio. Quando le vacche sono giuste, che lo vedi il latte, perché noi a volte ringraziamo solo i casari, sono da ringraziare, però bisogna ringraziare anche le vacche. Assolutamente. E i produttori di latte, che soffrono più di altri, no? Davvero. Sul prezzo. E quando il latte è buono, il casaro può lavorare bene. Assolutamente. Quindi. E con la pandemia hanno sofferto moltissimo, perché poi il latte fresco era difficile. Esatto. Quindi. Guardate che meraviglia. Vedete, quindi facciamo tutto prosciutto cotto, strato di taleggio. Sì, sì, giusto. Quest'altro che piatto unico, Evelina. Piatto unicissimo. Sì. Giusto un 90 grammi di taleggio. Cioè, se lo mangi tutto poi... è un piatto unico. No, possiamo solo dire che è ricco di calcio, perché anche quello di sicuro. È ricco? Di calcio. Ah, urca qua, voglio. Poi se forma crucifere. Comunque, anche lì, la qualità di un prodotto buono, è meglio mangiare tanto... apparentemente di un prodotto che comunque è buono, piuttosto poco delle schifezze. Si va a chiudere bene, dopodiché portiamo il forno a 210 gradi e lo inforniamo per 10 minuti. 210 gradi, 10 minuti, perché è già tutto cotto, deve solo sciogliersi il formaggio. Vorrei fare la prima domanda dell'anno a questo punto, che è la mia solita domanda. Si può anche friggere? Sì. Beh, se lo fate piccolo, sì. Il risino, sì. Il risone, no. Cominci subito male. Comincio subito. Lo ripassi al burro, magari, no? E adesso andiamo a fare tutto il resto, quindi praticamente cosa si fa? Si va a sformare, in modo che si vede anche magari... Guarda che bello, cioè una torta meravigliosa. Fuori dentro, no? E ancora vedi che è bello morbido. È bello morbido, dopo bello caldo, perché quando lo tagliate deve vedersi... Ma scusa, il gorgonzola che cosa ci è servito? Niente. Adesso però. Lo dobbiamo arricchire, perché... Dobbiamo arricchire, sennò... perché è povero così. No, è vero, è povero. Quindi andiamo povero. Semplicemente a... Mettiamo iniziamo. Un po' di fumo negli occhi, dai. Un po', per l'Evelina. Chiaramente andiamo a decorare con un po' di crucifere, che fanno benissimo. Quindi andiamo ad alleggerire e sgrassare. Fumo negli occhi questo. Guarda che bello che è, queste crucifere come stanno bene. Colorate, vedete. Ah, colorate. Viola, rosa, bellissimo. Gialle, verdi. Ma che roba. Ecco, guarda, smoke in your eyes. Proprio senso di leggerezza, quasi di volo, no? Di volo. Vero? Guardate questa cucchiaiata, scusate. Puoi rifarmi la cucchiaiata dentro lì? Ah, volentieri anche due o tre volte. No, vabbè. Beh, è una roba, è un godimento puro. Così. Vedi come è maturo bene, questo gorgonzola è maturo, vuol dire che è stato fatto maturare. Aspetta, a cella fredda. Scusami Fabio, mi fai vedere una... No, a rallentatore, è possibile? Me lo puoi fare questa immagine più stretta? A rallentatore, guarda, così, di questo gorgonzola che piano piano dalla forma sale su verso il cucchiaio e dal cucchiaio si spatascia sulla torta. Sì, esatto. Guarda che roba, grazie. No, volevo far morire di invidia chi era a casa, perché insomma, Sì. Si mangia anche con gli occhi, esatto. È una cosa meravigliosa. Diciamo per andare a... Ma è finita così o c'è ancora qualcos'altro? No, non è finita, perché... Ah no? No, mettiamola all'oro, perché è un digestivo potente. Digestivo potente? No. Dopodiché ci stavamo dimenticando... Ah, la salsiccia! Che fine ha fatto la salsiccia? La salsiccia è diventata tutto un fatto. Dove va? Evelina se n'è andata. Evelina è andata via, dietro alla lavagna. E qui entra il Buzzi che c'è in me. Il Buzzi che c'è in lui, ha ragione. E praticamente cosa andiamo a fare? Sembra la polenta, quindi. Esatto, andiamo praticamente o famo o non famo. Famolo. No, è la polenta con i bruschette qua, no? Praticamente sì, la rustisciada, no? La rustisciada, no. Vabbè, non ho parole. Poi il detox lo faremo.
E dopo, questo è un piatto unico, Evelina. Sì. Risone, tagliamolo una fetta e vediamolo, perché vediamo anche quello che ci abbiamo messo dentro, no? Sì, perché dentro comunque c'è qualcosa. Cavolo, c'è il prosciutto cotto, il taleggio, ma non poi so se avete Buzzi, idea. Buzzi ha chiuso l'anno scorso con una zuppa di lenticchie e noi abbiamo bisogno di un nuovo eroe in città. Esatto, un nuovo eroe, perché qua ci manca. Ha vinto l'Evelina. Guardate la fetta, no, guardate la fetta, guardate la fetta. Lì dentro c'è la parte del prosciuttino e del taleggio che si è lasciato andare. Vabbè, io non ho parole, il risotto è così, un dettaglio. Il risone di Sergio Barzetti, grazie Sergio, ci hai fatto sognare.